Ciao, questo è il video quale lo farò per Silvia Creazioni. C'è un concorso sul suo indirizzo. Vorrei farvi vedere un po' delle mie creazioni. Sinceramente, mo sono in vacanza, ma ci proverò con che cosa ho adesso a casa. Per prima inizierei con un bracciale fatto con i cabochon di 18x25. Con Miyuki di 11.0, Delica 11.0 e 15.0. Ho messo una chiusura magnetica e 5 cabochon. Li ho uniti con 11.0 e questo è il risultato finale. Un altro bracciale più o meno lo stesso stile. Solo che i colori un po' differono, sono differenti. Non vorrei fare il video troppo lungo. La stessa lavorazione, solo che in mezzo non ho messo un cabochon, ho messo questo ancora funziona. Così. Ho messo un orologio. I colori un po' differono, ma la stessa chiusura magnetica. Un altro orologio. Sul marrone. Questo set con i cuoricini di pietre dure, fatto un pendente, ho avuto i cuoricini, ho messo questo chiodino e poi la chiusura. Ho messo una catenina e questo tipo di chiusura. Ho fatto anche dei orecchini abbinati. Non mi ricordo come si chiama questa pietra. Ok. Nello stesso tipo ho anche questo. Questa deve essere un'avventurina, secondo me. La stessa procedura, la stessa catenina, stessa chiusura. Questo Poi vi farò vedere con i seed beads. Ho fatto un set multifilo perché a me piacciono queste cose. Questo è marrone, questa è la collana. Qua ho messo una catenina e tutto quanto, la minuteria e Red Cooper color copper. Guardate, non mi ricordo quanti. Ah, sono 7x2, devono essere qui 14 fili. Sì, e il bracciale, solo che il bracciale è un po' più ricco perché ho messo 3 fili sul ciascun foro. Più o meno viene così. Poi inizio con questi set. Il solito orologio con la solita chiusura. Gli orecchini.
la stessa lavorazione, quindi. E questo è un po' più ricco. Guardate. Sembra che sono 12. Sì, 12. Io sono fatta per un abito, perché il verde è il mio colore preferito. Ok. Poi un altro, sempre questo. Il bracciale con 5 cabochon. L'orologio con 4 cabochon. Gli orecchini e la collana con 7 cabochon. Lo faccio anche vedere dietro. Qua ho messo una catenina, ho messo un po' più lungo per poter sistemarla più o meno, se lo voglio più corta o più lunga, no? Ah, così non si vede bene. Okay. Questo è un altro set. Qua è un set color miele, diciamo, topazio, ma i cabochon sono di due tipi, un gold topazio e un giallo, diciamo, limone, ma li ho intercalati, quindi non si vede tanto la differenza, come ho fatto anche per la collana, perché questa di qua non è la stessa. Gli orecchini, vediamo. Vale. È la stessa lavorazione, quindi il cabochon 18x25, Miyuki 15-0, Delica Miyuki 11-0 e Miyuki 11-0 Rokai. La chiusura, questa è un T-bar e la minteria è tutta in oro. Va bene, color oro, non è l'oro chiaramente. Poi questo altro set, questo è un rose bonbon. La stessa cosa, il bracciale, no? Gli orecchini e questo ha un solo, un unico pendente, un po' sempliciotto. Okay. E questo è di che sono veramente molto 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 fiera. Le chiusure, tutta la minuteria è in oro gold 14 carati. Questa è agata vera, queste più grosse sono agate vere e qui ho utilizzato Miyuki 15-0 Rokai 11-0 e 8-0. Poi Delica 11-0, tutte nero jet, guardate, li ho unite fra di loro, e vi ho detto la chiusura è un gold fillet 14 carati, questo sempre 14 carati. Sempre la stessa lavorazione, gli stessi materiali, perché è un set. Guardate come viene.
Spero che vi piaccia. E gli orecchini, no, lo faccio vedere qui perché è nero e non si vede granché. E gli orecchini. Ha sempre 18x25. La differenza fra occhio di gatto e la gatta vera, molto più stile, molto più elegante, va bene, anche molti più soldi. La lavorazione praticamente, tranne questa di qui, è più o meno uguale, ma la differenza si vede. E l'ultima cosa, non lo so se veramente è solo concorso per la bigiotteria, ma lo devo già dare. Sono molto fiera. Io faccio anche questi lavori. Andiamo. Seconde. Questi quadri, mezzo punto, questo deve avere più o meno 960 centimetri quadrati e solo un punto sono 100 punti. Sono un centimetro quadrato, sono 100 punti. Poi guardate più vicino, 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 vedete quanti puntini, puntini, puntini? Quello è veramente 1 mm. Sono molto felice, questo è Santo Francesco. Spero che vi piaccia. Ma questo è tutto. Un bacione, ciao.